Sono Suari Tossa, uno dei fondatori della Fast Food Crew, una squadra di calcio freestyle con freestyler italiani che prova a portare il calcio freestyle in giro per il mondo. Io sono Davide Pisani, faccio freestyle da circa 6 anni e ho partecipato a numerosi eventi, spot televisivi, tornei nazionali, internazionali e continuo avanti con questa che è la mia passione. Perché a un certo punto uno scopre il calcio freestyle e decide di farne, penso, una professione? Sì, in effetti hai detto bene, penso alla professione proprio perché all'inizio io non pensavo potesse diventare una professione, ma negli anni abbiamo aumentato sempre il nostro livello e quando il nostro livello è aumentato anche il numero di show, che ora sono 190 l'anno, quindi è diventata proprio una professione. Inizia perché probabilmente il campo di calcio inizia a stare un po' stretto, sia le regole che gli allenatori, che probabilmente questo calcio moderno non piace così tanto, e quindi abbiamo estrapolato la parte bella del calcio, quindi la tecnica, il rapporto diretto con il pallone, abbiamo creato questa che ormai è il nostro lavoro, mi fa un po' ridere dirlo, dico la mia passione. C'è anche un campionato mondiale, avete partecipato al campionato mondiale? Sì, lo scorso anno io non ho potuto partecipare perché ero infortunato e quindi ha partecipato lui. L'anno prima ci siamo qualificati entrambi tra i primi 32 al mondo, quindi c'è stato un risultato fantastico per la nostra squadra, anche perché i freestyler, il livello è incredibile da tutto il mondo, sono dei ragazzi che si allenano anche 6 ore al giorno, quindi è stata una soddisfazione incredibile portare anche l'Italia a un livello così alto. C'è un rapporto tra il calcio freestyle e il calcio classico? Allora, sono due sport completamente diversi, in comune c'è solo la palla, ovviamente chi fa freestyle ha un grande controllo di palla, infatti noi stiamo cercando di portare quello che è possibile portare dal calcio freestyle nel calcio vero e proprio, infatti abbiamo fondato l'Accademia Italiana Calcio Freestyle, per cui abbiamo pensato quello che potrebbe essere d'aiuto per un calciatore dal punto di vista tecnico, controllo palla, e portare quello appunto che mancherebbe, ovvero la parte freestyle che ci appartiene. Appunto serve per migliorare la tecnica. Sì, esatto, è proprio questo il progetto del prossimo anno, oltre che la parte performance, quindi tutti gli show, gli eventi, i video che facciamo, di seguire la parte academy per i ragazzi che giocano a calcio. C'è un bacino utenza incredibile, oltre 1.200.000 tesserati in Italia e non ci sono questo genere di attività. Abbiamo avuto la fortuna di farlo a Barcellona, quindi di portare calcio freestyle all'interno del mondo del calcio, provando a migliorare quello che è la tecnica individuale. Un collettivo è formato, no, da tanti singoli, se tutti questi singoli hanno una tecnica migliore il collettivo ne beneficia, quello è il senso. Poi, magari non faccio direttamente il trick in campo, però ho maggior controllo, consapevolezza e agilità, quindi sicuramente un beneficio anche nel calcio giocato.